Xiaomi finora ha portato avanti una roadmap classica, aggiornando gli smartphone divenuti icone tra gli utenti. Ma quello che ha sorpreso il mercato è stato senza dubbio la trovata di un nuovo sottomarchio capace di proporre uno smartphone, il Pocophone F1, con caratteristiche da top di gamma ma ad un prezzo da mid-range. La sfida a OnePlus è stata lanciata, ma chi vincerà tra i tuoi contendenti cinesi? Vediamolo insieme in questa nostra video recensione. Il nome del nuovo brand in italiano potrebbe suonare strano, ma l'azienda ha voluto ribadire che la volontà è proprio quella di iniziare nel piccolo, ossia con poco, per sognare in grande. Ed ecco che Pocophone F1 è del tutto valido, perché lo smartphone, ve lo anticipiamo da subito, è una vera sorpresa, positivamente parlando, e il device non solo è una promessa di marketing, ma un'effettiva volontà di permettere a tutti di avere un top di gamma, ma ad un prezzo non esagerato. E proprio se il prezzo deve rimanere basso, in qualcosa bisogna risparmiare. Pocophone ha deciso di farlo sui materiali. Attenzione, questo non significa che il nuovo F1 è un device costruito male, ma che sul retro non potremo trovare il vetro, l'alluminio come tanto va di moda adesso, bensì il policarbonato. Questo potrebbe essere un vantaggio per molti. Esteticamente il Pocophone F1 è la copia del nuovo Xiaomi Mi 8, se non fosse per la fotocamera centrale e chiaramente non semaforica. Il risparmio arriva anche sul display, che a differenza dello Xiaomi Mi 8 è un IPS LCD da 6,18 pollici in formato 18.7 noni con risoluzione Full HD+. Sulla pratica il pannello è di buona qualità. I test hanno permesso di ottenere risultati confortanti, riuscendo a raggiungere delle luminosità elevate con una profondità dei neri buona ed un eccellente contrasto. Non è un OLED e il confronto con OnePlus forse mette una spalla avanti quest'ultimo, ma di certo è capace di lavorare in ogni situazione, sia con luce artificiale che con quella solare diretta. Pocophone ha pubblicizzato il suo F1 come il Master of Speed, ossia il re della velocità. Ecco che a dare manforte a questo appellativo viene incontro il processore, il più potente del momento, ossia lo Snapdragon 845, che affiancato a 6 GB di RAM permette al Pocophone F1 di raggiungere velocità da primo della classe. Integrare lo Snapdragon 845 è piuttosto semplice, ma farlo funzionare bene è tutt'altra storia. Xiaomi in questo fa sul serio. Il Pocophone F1 addirittura si arricchisce di un raffreddatore a liquido capace di dissipare il calore emesso dalle prestazioni elevate del processore. Il telefono di Xiaomi va elogiato per quello che fa, nessun lag o impuntamento, è presente nell'uso professionale, lavorativo o anche di intrattenimento. La fluidità del telefono è davvero appagante, non vi sono limitazioni o surriscaldamenti. È senza dubbio una delle parti più interessanti di questo Pocophone F1 e parliamo adesso del software che Xiaomi ha deciso di preinstallare ad uso e consumo degli utenti. Si chiama MIUI for Poco ed è la MIUI versione 9.6, basata quindi su Android 8.1 Oreo, ma personalizzata completamente dall'azienda cinese che ha voluto differenziare lo smartphone rispetto ai classici Xiaomi. Siamo di fronte ad un launcher che ricorda molto da vicino Nova Launcher, sia per animazioni che per interfaccia utente, ma anche per alcune funzionalità che non troveremo mai su di una classica MIUI. Tutto questo conferisce al Pocophone F1 un aspetto diverso dai telefoni Xiaomi, un aspetto più pulito, minimale, ma anche più giovanile, con funzionalità utili per l'utente finale nella sua quotidiana gestione delle attività. Differente in questo caso il contenitore delle applicazioni, che non vengono predisposte tutte sulla home come avviene nella classica MIUI, ma qui vengono inserite in un vero e proprio app drawer capace di suddividerle in modo automatico in diverse categorie come intrattenimento, videogiochi o giochi o molto altro, tutte personalizzabili a proprio piacimento anche per colore e facilmente raggiungibili non solo grazie alla suddivisione per schede, ma anche grazie alla barra di ricerca sempre a portata di mano. Ma passiamo ora a parlare della fotocamera, anzi della doppia fotocamera presente
presente sul dorso posteriore di questo Pocophone F1. A livello tecnico, l'ammiraglia vede la presenza di un sensore principale che risulta il medesimo dello Xiaomi Mi 8, ossia il sensore di Sony da 12 megapixel con apertura focale da f1.9. A questo si accompagna poi un secondo sensore da 5 megapixel che garantirà maggiori informazioni a livello di profondità. Nella realtà, come scatta questo F1? Ve lo diciamo subito, gli scatti sono davvero buoni e di qualità, con qualche compromesso chiaramente dovuto al prezzo di vendita dello smartphone. Nel dettaglio, le immagini sono davvero buone durante le ore diurne con tanta luce, rumore praticamente assente, colori naturali e ben catturati. Da sottolineare poi l'intelligenza artificiale che può essere inserita o meno in fase di scatto e che non tende a saturare gli scatti, anzi tende ad impreziosirli. Anteriormente abbiamo una cam da 20 megapixel con apertura focale da f2.0 a fuoco fisso, è il medesimo praticamente sensore del Mi 8 e anche in questo caso sono buoni i risultati degli scatti alla luce più o meno elevata. Sui video invece il Pocophone F1 permette di registrare fino a risoluzioni di 4K a 30 frame al secondo. Sulla qualità possiamo dire di essere di fronte a video di buona qualità con molti dettagli e un buon contrasto. Per la batteria il Pocophone F1 possiede una maggiorazione rispetto allo Xiaomi 8. Qui siamo in presenza di una 4000 mAh e i 700 mAh in più fanno decisamente differenza. F1 lavora egregiamente e nei nostri test è riuscito a raggiungere facilmente più di una giornata di lavoro intenso. Il Pocophone F1 entra a sorpresa sul mercato degli smartphone e lo fa posizionandosi in netto contrasto con quanto OnePlus abbia fatto con il nuovo OnePlus 6. Qui manca forse un display AMOLED o materiali più premium, ma di fatto il Pocophone F1 ragiona sul prezzo di vendita mantenendo soprattutto una usabilità a livello prestazionale disarmante per l'utente. Lo smartphone è senza dubbio il più economico di sempre con Snapdragon 845, il suo prezzo di vendita è di 329 euro e dalla sua ha davvero molti aspetti di interesse per un'utenza giovane che pensa alle prestazioni e meno ai materiali. È il vero rivale del OnePlus 6 che però sembra voler guardare più all'estetica che alla sostanza. Con questo è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like appunto al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando seguiteci sempre qui su Hardware Upgrade.